Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con Elisabetta Sgarbi, la milanesiana di Nova d'Ascoli, un progetto che sta crescendo, è diventato molto importante e soprattutto una grande vetrina per Ascoli, ma soprattutto per l'Italia. Una grande soddisfazione essere qui a Ascoli, una città meravigliosa, ma meravigliosa anche per il calore del pubblico, perché abbiamo cominciato con uno spettacolo straordinario, il teatro gremito, il calore, gli applausi con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Continuiamo con Elio che canta Iannacci e poi domani avremo assolutamente l'inaugurazione di una mostra importante di cui tengo in mano il catalogo, che è la mostra di Dialma Stultus, curata da Vittorio Sgarbi, una vera scoperta e una vera rivelazione. Vittorio sarà qui proprio con lo spettacolo in anteprima assoluta, il nuovo spettacolo anteprima scoperte e rivelazioni. Quindi siamo felici e chiuderemo in nome di un anniversario, l'anniversario è i 20 anni dalla pubblicazione della misteriosa fiamma della regina Loana, che sarà un musical straordinario. Chi partecipa poi avrà in omaggio la graphic novel di Milo Manara del nome della rosa. Quindi è un momento di festa per Ascoli in una città che merita tutto questo. Una milanesiana che gioca con i colori, siamo passati dal rosso al giallo e adesso il verde, speranza. Certo, verde speranza è la rosa della milanesiana, perché la milanesiana è dedicata al ritorno, ma il ritorno è anche un ritorno alle proprie origini e all'ambiente, una restituzione alla natura di ciò che noi le abbiamo tolto. E poi la milanesiana è la festa dei colori, guardi il mio vestito, rose. Vestito è pieno di colori e c'è il verde che campeggia, quindi viva la milanesiana. Grazie e buon divertimento. Grazie e buon divertimento alla città di Ascoli, grazie. Siamo con Mario Andreosi alla milanesiana, un momento particolare di cultura, di incontro con la cultura che è importante per questo periodo soprattutto. Sì, mi pare che la risposta di Ascoli a questa proposta della milanesiana di portare spettacoli diversi tra loro, tra musica, teatro e dibattito, sia un esempio veramente interessante e che vale l'impegno che sia l'organizzazione che i responsabili della milanesiana ci mettono. La vedemo importante nel momento in cui partecipare a questo evento con un evento importante, un momento particolare. In occasione di uno spettacolo musicale organizzato dal Teatro dell'Aquila, ispirato al romanzo La misteriosa fiamma della regina Loana, io dirò qualche parola sul libro che è uscito 20 anni fa, che è il romanzo forse più divertente, più fantasmagorico di Umberto Eco, e sono curioso di vedere lo spettacolo. Intanto in un breve prologo racconterò la storia di questo libro di Umberto Eco. E quale sensazione proverà salire su un palco che davanti a dei giovani che probabilmente questo libro neanche lo hanno letto, però si fideranno, ascolteranno le sue parole? Spero che le mie parole li incuriosiscano e abbiano voglia di leggerlo e quindi che diventino lettori di Umberto RTM, Eco. Sport Piceno. Noi la ringraziamo e diciamo buon lavoro. Grazie. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.